Benvenuti alla nuova puntata di Tutte le reti minuto per minuto. Oggi puntata speciale dedicata ai sorteggi della Reti Champions League. In occasione abbiamo in studio Marcello Astorri di BluRating.com. Buongiorno a tutti, grazie Ilari per l'invito. Figurati Marcello. Senti, dici un po' un tuo giudizio preliminare su questi sorteggi, cosa ne pensi? Ma è la prima edizione di questa grande competizione che è la Reti Champions League. Non sappiamo ancora bene che cosa aspettarci, i pronostici sembrerebbero giocare a favore delle grandi reti, ma io inviterei a non sottovalutare le piccole che sappiamo essere capaci di un gioco spumeggiante. Potrebbe nascere anche qualche caso di outsider. Grazie Marcello, scusa, ti devo interrompere perché mi stanno chiedendo il collegamento da Nyon, dove ci dovrebbe essere il commissario dell'UERA, Matthew Chain. Possibile? So, let's start for the first group with the nominees. IW Bank. Banchi Mediolanum. Council of West. Deutsche Bank. Banchi Generali. And the last name for the first group is Azimut. So we've done the first group, now it's time to answer who are the protagonists of the second group with our second night of time we are due. First name is Krellum. How do the face do? Not in English. So the second one is BNL, BNP Paribas. The third, Wade Davey. Last two of the group, Ans Bank. And Finicchio. And the last one is Fiderim. So we've done our group, so the Reddit Champions League is important to us to understand we are cute. So we thank you all for this try for all the Raptors. So thank you all, and see you the next here. Ok, ritorniamo in studio, riprendiamo la linea a Milano. E Marcello, quante sorprese in questi sorteggi? Sì, non avremmo potuto aspettarci di meglio. Sono due gironi molto equilibrati dove ci sarà tanto spettacolo e tante potenziali outsider. Non mi sbilancio perché sarà veramente una competizione tutta da vivere. Assolutamente Marcello, ti ringrazio per aver partecipato a questa puntata di Tutte le reti minuto per minuto, ringrazio i telespettatori di averci seguito ancora una volta e Auguriamo buon campionato a tutti. assolutamente.